Ci accingiamo a un nuovo campionato di Serie B e comunque da neopromossa, anche se aggiungerei da neopromossa esperta, perché questo è il settimo anno che almeno nella mia gestione il Perugia fa questa categoria. Però chiaramente ci portiamo dietro tutte le problematiche di una categoria inferiore, che sono quella di soprattutto di cercare di rinforzare la rosa e di migliorarla in alcuni elementi che pensiamo possa essere migliorata. Siamo a un 60-70% del mercato fatto ad oggi e sapete benissimo che dobbiamo fare ancora qualcosa davanti e un esterno, un quarto di destra, un quinto di destra. Poi dopo vediamo un attimino a centrocampo il direttore che cosa deciderà insieme all'allenatore, se andare a lavorare su un centrocampista o su magari un trequartista di ruolo. Queste però sono decisioni che spetteranno a loro due e stanno continuamente a parlare, diciamo, di questa situazione. Poi è chiaro che il mercato è un'evoluzione continua. Può accadere che quello che si dice oggi domani venga totalmente abbattuto da quello che sono le nuove situazioni che si creano. Sapete benissimo che un'altra parte molto difficile, ahimè, è quella delle uscite. È sempre complicatissimo riuscire a collocare i giocatori in altri club. Purtroppo le entrate sono anche dovute a queste situazioni, però cerchiamo di fare il meglio il prima possibile. Incomincio a vedere un'identità ben precisa da subito, che ancora è che è agosto, e questo per me è fondamentale, cosa che gli altri anni, anche l'altro anno che comunque abbiamo vinto il campionato, facevo fatica a vedere. Ecco, quindi mi fa stare sereno sotto questo aspetto il lavoro che sta facendo il nostro allenatore.